Voglio andare subito al Senato, a Palazzo Madama, perché dove per noi c'è l'inviato di Renews 24 Matteo Valerio, perché ha parlato il ministro della Sanità Speranza e ha fatto una relazione sulla situazione del coronavirus. Matteo. Buonasera Marcello, sì, è stata un'informativa quella del Ministro della Salute Speranza che anticipa un nuovo DPCM che sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri questa sera. C'è un concetto che in questa informativa il Ministro Speranza ha ripetuto più volte, ovvero che l'emergenza non è finita, che la sfida contro il Covid non è vinta e che dunque serve prudenza. Per questo motivo così ha motivato Speranza la volontà del Governo di prolungare quelle che sono le misure base di prevenzione attualmente in vigore, ovvero il divieto degli assembramenti. Innanzitutto l'uso della mascherina nei luoghi pubblici, sui mezzi pubblici, comunque al chiuso, i protocolli di sicurezza e di sanificazione sui luoghi di lavoro. Siamo fuori dalla tempesta, fuori dall'emergenza, lo ha ammesso questo Speranza, tra l'altro elogiando il comportamento delle istituzioni e dei cittadini italiani, ma non siamo ancora in un porto sicuro, anche perché soprattutto a livello internazionale la pandemia in questo momento, come sappiamo, è a picco, ci sono 13 milioni di contagiati e purtroppo quasi mezzo milione di morti. Speranza ha anche fatto un appello al Parlamento a non dividersi proprio su queste misure base di prevenzione e poi ha confermato che il Governo farà controlli più stringenti in tutti i luoghi di frontiera, nei porti, negli aeroporti, anche sulle nostre coste con l'obbligo di quarantena per chi arriva dal mare, migranti compresi. Poi è tornato su quella che è la priorità delle priorità, ha detto Speranza, ovvero la riapertura delle scuole a settembre. 10 milioni di persone coinvolte, dobbiamo farci trovare pronti, quel che certo è che le scuole riapriranno in sicurezza, questa è la sfida più importante, dice Speranza. E proprio a proposito di questa sfida il ministro torna su un'altra proroga che sta facendo molto discutere le forze parlamentari, i poteri speciali al governo, la proroga dell'emergenza. Ecco, Speranza dice: noi rispetteremo quelle che sono le prerogative del Parlamento, ma di sicuro dobbiamo garantire procedure veloci per azioni come l'acquisto dei banchi scolastici o i test sierologici. Ecco, la proroga dell'emergenza, dello stato di emergenza, servirebbe proprio a questo, Matteo, e Speranza lo ha sottolineato oggi al Senato. Matteo, alla prima domanda credo che non mi potrei ancora rispondere, non si sa nulla sulla data, quindi ancora non sappiamo se parliamo di ottobre o di dicembre o di altra data. L'altra domanda invece, possiamo dire che Speranza nella sua relazione dice la pandemia nel mondo è purtroppo al vertice, in Italia le cose vanno meglio naturalmente, però la linea guida è massima prudenza ancora? Esatto, è quello che ti dicevo all'inizio di questo collegamento. Purtroppo la metafora utilizzata da Speranza è questa: abbiamo superato la tempesta ma non siamo in un porto sicuro, per due motivi fondamentali. Uno, il virus circola ancora, seppure in forma minore. Due, essendo la pandemia al suo picco all'estero, gli arrivi in Italia dall'estero non solo vanno monitorati ma sono un possibile fattore di ulteriori contagi. Io volevo, grazie Matteo, rimani un attimo, perdonami, però volevo chiedere, proprio sull'argomento che stiamo trattando, a Valerio Rossi Albertini, se questa è l'unica strada possibile, la strada della rigidità. Allora, io non la definirei però rigidità, Andrea. Questi sono dei protocolli precauzionali che discendono non dal desiderio di essere drastici nell'accesso nel nostro paese, ma da modelli matematici. Questo voglio ribadire. Guardate, l'epidemiologia è una questione che attiene la matematica, perché indipendentemente dal fatto che sia un virus o un batterio, le caratteristiche distintive di un'epidemia hanno tratti comuni. Quindi noi già sappiamo che cosa ci possiamo aspettare dalla diffusione di questa epidemia. Quello che ci possiamo aspettare è che adesso il ministro Speranza ha utilizzato una metafora, io ne utilizzo un'altra che forse è più aderente alla situazione che stiamo affrontando. È un incendio, infatti si parla di focolai epidemici, no? Allora, noi siamo in una zona del bosco
intorno alla quale c'è già una fascia di protezione. Perché? Perché l'erba ha già bruciato e quindi non è facile ritornare indietro. Ma attenzione, ci sono delle vie, le fiamme, che possono scavalcare questa zona di protezione, questa zona di rispetto, e ricominciare ad incendiare un bosco che altrimenti di per sé stesso non sarebbe più a rischio. Perché questo? Per il fatto che, se è pur vero che in Italia ci sono stati 250.000 casi conclamati e forse di malati ce n'erano ancora di più, ci sono altri 60 milioni di italiani che non sono stati contagiati, e quindi c'è chi si preoccupa del fatto che chi si è ammalato si possa riammalare. Sì, magari questa è un'ipotesi, anche se piuttosto remota, ma la preoccupazione principale deve essere per quei 60 milioni di italiani che non si sono ammalati e sono un serbatoio enorme nel nostro paese, anche perché noi lo vediamo laddove è massima la concentrazione dei centri urbani, come ad esempio adesso in India o negli Stati Uniti o in Brasile, lì divampano più facilmente le fiamme epidemiche, e noi siamo in quella condizione perché la nostra è un paese molto inurbato, e quindi paradossalmente ci aspettavamo che in Africa ci sarebbe stato il massimo del contagio, invece essendo separati su un territorio molto ampio non è così, è contenuta. Quindi, per concludere e rispondere alla tua domanda e rassicurare anche gli spettatori, perché in questo momento stiamo facendo un servizio pubblico, l'importante è vigilare, perché adesso, benché la guardia debba rimanere sempre alta, è vero che nel nostro paese stiamo andando in esaurimento, quindi dobbiamo guardarci da possibili ingressi dall'esterno. Grazie, grazie, grazie Valerio. Io voglio tornare da Matteo. Valerio, velocemente, il ministro Speranza dovrebbe parlare anche alla Camera oggi? Esatto, sarà la stessa informativa che sarà presentata anche alla Camera dal ministro Speranza intorno alle 20. Si inserisce in quello che Speranza ha voluto ribadire più volte anche durante questo intervento al Senato, nel fatto che comunque le prerogative del Parlamento e la discussione con il Parlamento rispetto a misure come queste non verranno mai meno da parte del Governo. Grazie Matteo Valerio. Andiamo adesso dal nostro infettivologo Matteo Bassetti, che è in collegamento. Io volevo chiederle, professore, se lei condivide la linea di Speranza. L'abbiamo prima chiesto al nostro ospite, volevo chiederlo anche a lei. Ma io direi condivido assolutamente, anche perché mi pare che ci sia stata in qualche modo una retromarcia rispetto a quello che avevamo sentito nei giorni scorsi, ovvero Speranza giustamente, conoscendo bene la situazione, dice non siamo in emergenza, e questo è un messaggio molto importante che noi dobbiamo dare non solo, secondo me, agli italiani che hanno fatto uno sforzo enorme fino ad oggi, ma al resto del mondo. Perché vedete, quando noi diciamo chiediamo lo stato d'emergenza per altri 6 mesi, il rischio è che passi un messaggio che l'Italia è ancora dove era a marzo, aprile, cosa che non è. Sul fatto di mantenere alta la guardia siamo tutti d'accordo, è evidente, noi dobbiamo intercettare molto rapidamente eventuali nuovi focolai, dobbiamo essere bravi a isolare e quarantenare chi viene dall'estero, soprattutto da alcuni paesi dove oggi l'epidemia è assolutamente incontrollata, ma dobbiamo anche dire, e mi piace molto quello che ha detto oggi Speranza, che l'Italia ha lavorato bene, meglio di ogni altro paese al mondo, e se siamo qua con oggi pochi contagi e purtroppo ancora qualche morto, ma lo abbiamo detto con voi tante volte, questi ce li porteremo avanti ancora per molto, perché sono i decessi di persone entrate mesi fa, dobbiamo dire che siamo stati bravi. E se continuiamo a dire che la situazione è di essere nel mezzo del guado, facciamo un cattivo servizio a chi fino ad oggi ha fatto questo grande sforzo: medici, infermieri, operatori sanitari, politici. Dobbiamo, secondo me, ogni tanto vale la pena lodarsi, e facciamo, perché se no lo fanno altri e spendono dei meriti che non sono. Quindi io condivido molto per il nostro. E mi fa molto piacere, e spero che in qualche modo si possa... Male. Scusa, si sente un po' male il collegamento, però abbiamo capito che condividi pienamente quello che ha detto il ministro Speranza. Intanto cerchiamo di recuperare un attimo il collegamento con lei, ma questa mattina il direttore dell'Istituto Spallanzani, Francesco Vaia, ha lanciato un allarme, quindi non condivide quello che abbiamo detto fino adesso in questo studio. I nuovi contagi aumentano, ha detto, soprattutto tra i giovani. C'è la nostra Elisa Silvestrin, che ha lo Spallanzani con il direttore Vaia. Elisa, il direttore voleva fare un appello ai giovani, giusto?
Esattamente, Andrea, sì. Il professore Francesco Baia, direttore della sanitaria dell'ospedale Spallanzani di Roma, ci tiene a fare questo appello importante perché la lotta contro il coronavirus in Italia non è ancora vinta e si rivolge soprattutto a questa categoria. Sì, io intanto non ho detto che i contagi sono in aumento. Certo, rispetto ai giorni scorsi c'è qualche cosa in più, ma non ho detto assolutamente che siamo in una fase di pericolo. Anzi, come più volte ho detto, siamo in una fase nella quale il contagio, per mille motivi, per tante azioni che abbiamo messo in campo, in primis le azioni dei cittadini, è diminuito ed è diminuita la complessità della malattia. Detto questo, però, non si può non verificare sotto gli occhi di tutti che l'età media dei contagiati si è di molto abbassata. Professore, perché colpisce anche quella popolazione. Un attimo per insomma, questioni improrogabili. Torniamo da lei fra pochissimo e torniamo anche dai nostri spettatori tra pochissimi secondi. E torniamo subito da Elisa Silvestrini e Francesco Vai, al direttore dello Spallanzani. Elisa. Sì, esatto, Andrea. Allora, il direttore oggi ha dichiarato che l'età media delle persone che vengono contagiate si è abbassata, giusto, direttore? Si è abbassata notevolmente in questa fase, per cui è giusto che noi ci rivolgiamo ai giovani dicendo: cari ragazzi, dimostrate in questo momento un grande senso di responsabilità, dimostrate di voler bene ai vostri genitori, ai vostri nonni, tirate fuori il meglio di voi, dimostrate di essere la parte sana della società, la parte migliore, e per cortesia vi prego, mai più assembramenti, evitiamo che voi vi trasformiate in dispersori del virus e del contagio. Esattamente, anche perché all'inizio dell'epidemia, ecco, con le scuole chiuse, il lockdown, i giovani stavano a casa. Adesso invece, complice anche l'estate, hanno voglia di uscire, di rivedere i propri amici, lo fanno e non si accorgono che il pericolo può venire proprio da quell'amico. Esattamente, è assolutamente giusto, necessario che i giovani si riprendano, tutta la società si deve riprendere, quindi è giusto che soprattutto i giovani in questa fase possano incontrare i propri amici, festeggiare, fare tutto, ma si può fare tutto applicando le regole che sono, ribadiamolo sempre, il distanziamento e la mascherina quando siamo nel posto al chiuso e a una distanza inferiore di un metro. Grazie mille, bisogna sempre ricordarlo. Grazie davvero Elisa, grazie davvero per il tuo lavoro, grazie a Matteo Valerio, a Matteo Bassetti per essere stati con noi. Grazie, io però voglio andare subito ad Amantea perché il nostro Domenico Marocchi ci sta chiedendo la linea. Domenico, che succede? Sì, Marcello, guarda, qui c'è un bel po' di gente in questo momento ad Amantea perché hanno chiuso la strada e io ti volevo aggiornare sul fatto che questi mezzi della Croce Rossa che verranno ad accompagnare poi a Roma i 13 pakistani risultati positivi che si trovano in quella struttura che vi abbiamo mostrato prima e che ha animato tante polemiche, ecco, i mezzi arriveranno intorno alle 20. C'era una notizia che si era diffusa fino a poche ore fa, e cioè che alle 18 sarebbero riprese le proteste che erano state interrotte per 24 ore. C'è Tommaso Signorelli, che è un portavoce di questo movimento di protesta. A questo punto, avendovi assicurato che queste persone andranno via da qui, nessuna protesta? Nessuna protesta. Ringraziamo anzi le forze dell'ordine, ringraziamo tutti i partecipanti alla manifestazione. No, questo dispiace. Però è una bella notizia, sì, nel senso, sì, sì. Quando lo Stato interviene in maniera così immediata. Tutela per tutte le parti, sia per i ragazzi positivi al Covid che verranno trasportati a Roma per essere controllati e curati, sia per i cittadini. Questo è davvero una prova. Oggi abbiamo sentito le parole di speranza dal Senato. Oggi è una giornata, secondo me, importante perché da una parte abbiamo avuto la conferma che per fortuna il numero dei positivi sta diminuendo, 134. Abbiamo sentito che la situazione è sotto controllo. I focolai che arrivano dall'estero vengono circoscritti e, come nel caso di Amantea,
vengono immediatamente risolti, perché sì, quello che è successo oggi è un esempio di buona amministrazione a tutti i livelli, veramente, sia locale che nazionale. Cose che invece noi, come dire, a volte ci buttiamo sempre un po' giù. Nei grandi paesi, tipo gli Stati Uniti, le cose non vanno così bene. Claudio Pagliara, com'è la situazione? Sì, Marcello, buongiorno ancora da Times Square, New York. Qui a New York molto bene, perché per la prima volta ieri non si sono registrate vittime, non succedeva ormai da metà marzo. Questa città, che è stata l'epicentro, è riuscita ad azzerare la curva dei morti e quindi sta tornando a respirare. Però mentre a New York si registra questo dato positivo, in molta parte del paese le cose vanno molto male, in particolare in California. Oggi, ieri vi abbiamo parlato della Florida, oggi della California, perché il governatore democratico ha deciso di tornare indietro, ha chiuso molte delle attività che erano state riaperte da qualche settimana, compreso barbieri, coiffeur, pub, ristoranti al chiuso. Questo perché lo Stato della California, che ricordiamo è il più popoloso degli Stati Uniti, anche economicamente ovviamente è una bella parte del PIL americano, conosce una nuova crescita di casi di coronavirus, con alcune decine di morti al giorno. Anche il numero di morti ovviamente è in crescita. Questo segue l'allarme che vi raccontavo già ieri, che riguarda la Florida, dove però il governatore repubblicano non ha preso le stesse misure che invece la California ha annunciato ieri. Naturalmente, Claudio, immediato riflesso in borsa. Ieri Wall Street, che stava andando bene, ha chiuso in pareggio, perdendo tutti i guadagni. A te, Marcello. Claudio, però la situazione, come dire, Florida e California soffrono, ma tutto il Sud America pure non è messo bene. Assolutamente, il Sud America è forse la regione del mondo complessivamente dove i casi stanno crescendo più velocemente. Il Messico ha superato l'Italia per numero di vittime in questa triste graduatoria, e sappiamo bene la situazione disastrosa del Brasile, dove anche il presidente, il leader del mondo più coronavirus scettico, Bolsonaro, ha contratto il virus, anche se dice di stare discretamente bene. Insomma, in buona parte fa eccezione nel Sud America, a dire il vero, l'Argentina, che ha adottato una politica rigorosa di contenimento del virus, e lì i dati sono positivi, ma in buona parte del Sud America il virus corre molto molto velocemente. Grazie Claudio, grazie come al solito la tua corrispondenza esauriente e perfetta, grazie. Io volevo andare ancora un'ultima volta, voglio disturbare il nostro Valerio Rossi Albertini. Continuiamo a dire dobbiamo farci complimenti, dobbiamo fare i complimenti agli italiani, dobbiamo fare i complimenti, sì, agli infermieri, ai medici. Li facciamo definitivamente questi complimenti, perché ci buttiamo giù, continuiamo a dire dovete stare attenti, avete sbagliato, invece non è vero dai dati che abbiamo. No, non solo, io vorrei aggiungere qualcosa in più. Noi ci siamo confrontati con un nemico che non conoscevamo. Il coronavirus era ignoto. All'inizio sapevamo che era parente di coronavirus, di cui avevamo già conoscenza, cognizione. Poi ci siamo accorti che invece agiva in una maniera diversa. Scientificamente, che cosa si sarebbe dovuto fare? Si sarebbe dovuto fare quello che si è fatto. Cioè, la scienza è un protocollo, è un modo di azione. E il modo di azione è consistito nel fare, per prima cosa, intervenire nella maniera più opportuna, considerando le caratteristiche, le poche caratteristiche che erano note del virus, ma ancora di più in assenza di una medicina specifica, cioè un antivirale o un vaccino, quello che bisognava fare era essere rigorosi, e noi lo siamo stati, e siamo stati di esempio al resto dell'Europa. Guardate i paesi adesso di cui parlavamo, il Brasile, l'India, perfino gli Stati Uniti, non hanno seguito il nostro protocollo e ne stanno patendo le conseguenze. Nessuno si rallegra per questo, però possiamo vedere nello specchio delle altre nazioni quanto di buono abbiamo fatto. Quindi noi, bravi anche tutti gli italiani. Assolutamente, che hanno seguito gli italiani, i medici e le autorità sanitarie. Grazie, vedi, ogni tanto bisogna farsi complimenti, come dicevi tu prima. Sono d'accordo. Siamo